L'associazione Ghassan Kanafani ha aperto il suo primo asilo nel 2004 a Beit Hanun, nel nord della striscia di Gaza, accogliendo inizialmente una sessantina di bambini. A distanza di qualche anno gli asili nella striscia sono 5 e i bambini che li frequentano circa un migliaio. Le classi sono affollate e gli spazi ristretti. Per riuscire ad accogliere più bambini possibili, la giornata scolastica è suddivisa su 2 turni, mattino e pomeriggio. Gli asili sono collocati nelle zone più povere di Gaza. Non tutte le famiglie possono permettersi di pagare la piccola quota di iscrizione richiesta per soddisfare le minime esigenze gestionali delle strutture, quindi in molti casi la frequenza è completamente gratuita. Le attività che vengono svolte sono l'insegnamento della lingua araba, dell'algebra, dell'inglese e dell'informatica per preparare i bambini alla scuola elementare. L'impostazione formativa e didattica è basata sui principi dell'uguaglianza e della laicità. Le classi sono miste a differenza di molte realtà nella striscia dove maschi e femmine frequentano fin da piccoli la scuola separatamente. Parte dell'attività è invece rivolta alle mamme dei bambini che frequentano gli asili. Vengono organizzati corsi di cucito ma anche momenti di informazione sui diritti delle donne e dell'infanzia per poter acquisire quella giusta consapevolezza del ruolo che si svolgono nella società palestinese. Gli obiettivi dell'associazione sono quelli di formare ed educare le nuove generazioni sui principi dell'uguaglianza, della democrazia, della laicità e del progresso, senza tralasciare il valore della resistenza all'occupazione israeliana per la liberazione del popolo palestinese. Passare il testimone alle nuove generazioni e renderle portatrici a loro volta di questi valori è determinante per il futuro della Palestina, anche e soprattutto nel giorno in cui sarà libera. Per la costruzione del futuro che sogniamo e che vogliamo, abbiamo deciso di sostenere il progetto di apertura di un asilo a Khan Yunis, un'area della striscia molto povera e densa di problematicità. L'asilo porterà il nome di Vittorio Arrigoni e sarà dedicato al suo lavoro affinché il suo messaggio continui a vivere nell'immaginario e nella memoria dei bambini che frequenteranno la scuola. Vi invitiamo a sostenere questo progetto per affermare ancora una volta che anche attraverso la cultura e l'emancipazione si può diventare e continuare ad essere liberi.